oggi andremo a cominciare con un collegamento in diretta da Pescara con la nostra collega Antonella Micolitti, perché è un po' il giorno delle prefetture. Oggi ci sono state riunioni sia alla prefettura di Pescara ma anche a quella di Chieti. Ieri la riunione del comitato dell'ordine e della sicurezza si è svolta in prefettura all'Aquila con il prefetto Torraco, che tra l'altro, essendo il prefetto della città capoluogo, era appena stata a Roma nell'incontro generale al Ministero. Insomma, sono arrivate raccomandazioni un po' da tutte le parti sul serrare le fila e serrare soprattutto l'attenzione sui controlli. I controlli particolarmente precisi dovranno essere quelli sui mezzi di trasporto, anche se si tratterà di controlli a campione, se ne è parlato in tutte queste riunioni. A Pescara però per noi c'è Antonella Micolitti. L'incontro ha riguardato anche le associazioni di categoria, ma soprattutto è spuntata un'ipotesi che potrebbe segnare i prossimi giorni. Allora vediamo se è in diretta con noi Antonella. Buongiorno Antonella, è così? Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori di Rete 8. Sì, è proprio così, hai sintetizzato in maniera impeccabile ciò che è accaduto anche in prefettura qui a Pescara, dove nella giornata di oggi si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica proprio sul tema dei controlli per il rispetto delle disposizioni in materia di lotta al Covid-19. L'incontro voluto dal prefetto Giancarlo De Vincenzo, al quale ha preso parte naturalmente il questore, le forze di polizia, tutte le parti in causa, come hai detto tu anche le associazioni di categoria e dei commercianti. Il prefetto ha detto che è stata istituita una task force per controllare meticolosamente tutta la città e i centri limitrofi ovviamente della provincia, per far sì che si possa trascorrere un Natale in tutta sicurezza. Tutto questo anche alla luce dell'entrata in vigore del Super Green Pass, come sappiamo, dal 6 dicembre fino al 15 gennaio, salvo proroghe. Naturalmente c'è stato anche l'appello ai cittadini affinché loro stessi rispettino le regole e le norme per evitare i contagi. Ma quali sono stati i punti salienti venuti fuori dalla riunione di oggi in prefettura? Andrea Berardinelli ed io, con gli altri colleghi, abbiamo intervistato il prefetto, che ci ha riferito quanto segue. Signor prefetto, cosa è venuto fuori da questa riunione? Ma una riunione molto intensa, come previsto appunto dalla nuova disciplina. Abbiamo fatto questa riunione del comitato in vista della predisposizione di un piano in base al quale alzeremo ulteriormente i controlli. Devo dire che qui a Pescara c'è sempre stata un'intensa attività da parte delle forze dell'ordine, tutte per assicurare il rispetto delle norme, ma come da direttive ministeriali vogliamo alzare il livello, quindi ci sarà un ulteriori controlli anche in settori che, come ad esempio quello del trasporto pubblico locale, con la previsione del Green Pass. Abbiamo disciplinato e adesso poi lì metteremo a punto un piano sulla base di queste direttive. È stata valutata l'ipotesi di una task force per effettuare i controlli? Ma task force sì, c'è già, è questo il tavolo della task force, poi ci sarà un'attività operativa con la predisposizione di servizi specifici. Signor prefetto, una grande sensibilizzazione, questo lo voglio sottolineare, da parte delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla nostra riunione. Quindi, come diciamo sempre, questo è un argomento che affrontiamo insieme, una battaglia che dobbiamo vincere insieme. Signor prefetto, ma si ipotizza l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto o no? Ci si sta riflettendo su questo. Per limitare l'accesso in alcune strade della città? Questo è ancora prematuro su questo, però stiamo riflettendo soprattutto sull'utilizzo delle mascherine. Signor prefetto, un'altra domanda. So che la competenza è della ASL, però abbiamo visto tutti ieri cosa è successo all'Outlet Village di Montesilvano. Ci sono stati anche problemi di sicurezza per le lunghe code. Le chiedo, la prefettura può sollecitare la ASL affinché apra nuovi centri vaccinali o no? Ma le strutture sanitarie stanno già lavorando, quindi sono qui a Pescara, in generale in Abruzzo c'è una grande attenzione, grande disponibilità su questo argomento, quindi non vedo in prospettiva problemi. Troppe file ieri, insomma qualcuno si è lamentato, forse occorrerebbero più strutture. È una valutazione che devono fare le autorità sanitarie.
Che disponibilità ha trovato dai commercianti di Pescara? Grandissima disponibilità, e come sempre, grandissima disponibilità, c'è un dialogo continuo, c'è una grande collaborazione, sensibilizzeranno ulteriormente gli associati su questo argomento. Signor Prefetto, sul fronte dell'ordine pubblico, anche in vista dell'arrivo delle festività, temete qualche, diciamo, con maggior afflusso di persone, qualche problematica anche per qualche manifestazione? Noi lavoriamo sull'ordine pubblico quotidianamente, teniamo tutto sotto controllo, ma non è che abbiamo timori. Lavoriamo appunto per evitare problemi. Allora Antonello, ho ascoltato quello che ha detto il prefetto e mi è sembrata molto interessante anche la tua domanda a proposito degli hub vaccinali, perché è vero, ci sono diversi disagi. Io provo a lanciare un'idea, vediamo se qualcuno la raccoglie. So che in Austria, dove non sono messi bene quanto a Covid, stanno realizzando, anzi hanno già realizzato, dei micropunti vaccinali, anche dei gazebo, diciamo, sparsi però in più zone, in modo da non creare grandi file in un unico punto vaccinale. Chissà, probabilmente da noi non si può fare, ma visto che il nostro compito è anche quello così, di lanciare suggerimenti, di proporre soluzioni a dei problemi, ci provo. Sulla questione delle mascherine mi sembra abbastanza scontato che insomma, saranno di nuovo utilizzate anche all'aperto, giusto? Per quanto riguarda gli hub vaccinali, faccio tuo l'appello immodestamente che noi, come hai detto tu, come responsabili dell'informazione vogliamo lanciare. E per le mascherine cosa succede ora, Marina? Si dovrà riunire il comitato ristretto dei sindaci assieme alla ASL per ulteriori valutazioni, però secondo fonti ufficiose quasi sicuramente si andrà verso l'obbligo della mascherina all'aperto nel periodo natalizio, proprio per gli assembramenti che si vengono a creare magari nei negozi o lungo le strade cittadine. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere l'ufficialità, ripetiamo, bisogna che si riunisca il comitato ristretto dei sindaci con la ASL, perché insomma il parere degli infettivologi e virologi è fondamentale, e poi si proseguirà con il comunicare alla cittadinanza se sarà obbligatoria la mascherina da indossare per il periodo natalizio anche all'aperto. Se non hai domande da studio, perfetto. Io da Piazza Italia qui sotto alla prefettura ti saluto e ti ringrazio, come ringrazio i telespettatori.